Hola, 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 io sono Max de Berro Fronzo. Bentornati nella serie su StarCraft 2 che ne ripercorre la storia su questo canale. L'ultima volta ci siamo lasciati praticamente con la fine di Wings of Liberty con Raynor che aveva appena liberato Kerrigan e adesso quindi ci si apprestava a iniziare questo secondo nuovo capitolo. Con Kerrigan praticamente come protagonista di questo episodio. Approfitto tra l'altro col dire che ho riorganizzato tutti quanti gli episodi di Wings of Liberty all'interno di una playlist, all'interno del mio canale, e che a breve dovrebbero addirittura, udite udite, arrivare alle copertine per questi primi 20 episodi di Wings of Liberty. Quindi voi comunque da oggi vedrete sempre questa nuova serie con il titolo appunto La storia di StarCraft, però anziché Terran subito dopo il titolo ci sarà scritto Zerg, dato che l'ultima volta mi avete cagato il cazzo perché ho saltato delle missioni. Su questa qua degli Zerg le faremo tutte, dalla prima all'ultima. Approfitto tra l'altro col dire che questa qua non è la prima volta in questo giorno che io gioco praticamente la primissima missione, per il semplice fatto che io l'ho fatta, l'ho renderizzata, però qualcosa è andato a puttane, tipo è saltata la luce, quindi io ho perso tutto quanto, sia il video che il salvataggio, e ho ottenuto comunque i video di missioni dopo che ho già fatto, però adesso sto per rigiocare praticamente il prologo. Perché volevo farvelo vedere, insomma, potevo anche dirvi ho saltato la missione e rigiocarla, però volevo farvi vedere tutti quanti i filmati, quindi per cui dunque, com'è che si deve fare altro? Nuova campagna. Grazie, mamma Blizzard, che ci fai vedere i filmati fighi. Mi faccio ogni volta le seghe due mani. Sarà la 50ª volta che vedo questo filmato. Prologo. Con la scomparsa della regina delle lame, lo sciame Zerg si è frammentato. Le forze ribelli di Jim Raynor sono riuscite a trasferire Sarah Kerrigan da Char, lasciando il pianeta al generale Warfield e al dominio. Nel frattempo, il potente artefatto Xel'Naga è scomparso. WTF, perché è scomparso? Chi l'ha preso? In una base segreta del protettorato umoiano, Raynor e il principe Valerian stanno conducendo una serie di test per assicurarsi che il ritorno di Kerrigan al suo lato umano sia completo. Ma il tempo stringe perché in tutto il settore le forze dell'imperatore Mengsk danno spietatamente la caccia al nemico più odiato del dominio, Sarah Kerrigan.
Apri la porta, figliolo. Ordini di Valeria, signore. Nessuna visita. Apri la porta. Buongiorno, comandante. Junior. Signori, le procedure del test inizieranno tra 2 minuti. Cercate di sfruttarlo al meglio. È il vostro ultimo test. Lasciateci un minuto. Molto bene. Stasera ce ne andiamo da qui, piccolo. Bene. E poi potremo affrontare Mengsk. Dimentica Mengsk. Dimentica tutto quanto. Pensa soltanto a noi due. Finché Mengsk sarà vivo, non potrà esserci alcun noi due. Ho mosso mari e monti per riaverti, Sara. Non ti lascerò buttare via tutto solo per vendetta. Inizio fase 2 del test. Io non ho rinunciato a te, Sara. Tu non rinunciare a noi. Fase 2 del test avviata. Cosa speri di ottenere da questi test, Valerian? Ti ho già detto che non ricordo nulla di quando ero la regina delle lame. Dobbiamo scoprire quanto mutageno Zerg resta nel tuo organismo. Apprezzo la tua collaborazione, Kerrigan. Di solito tenete le persone collaborative chiuse in una cella di contenimento. Quando sapremo che non c'è pericolo, aprirò io stesso la porta. Ora, puoi espandere la tua mente. Lo percepisci? Un drone? Vuoi davvero che prenda il controllo di una mente Zerg? Hai idea di cosa potrebbe succedere? Tutti i campioni si trovano in un ambiente sicuro. È un drone? Bene, ora vedi se riesci a ordinare al drone di mutare in un vivaio. Certo, B, acce di acceri, e vai. Il vivaio è la struttura centrale delle basi Zerg. Esso diffonde il biostrato che permette di costruire le altre strutture. Il vivaio produce anche le larve, che potrà mutare in ulteriori droni o in altre creature Zerg. Quando userà le larve, il vivaio le ricreerà dopo qualche tempo. E vai. È un vivaio. D'accordo, Kerrigan. Rilascerò altri droni nella sala test. Vedi se riesci a ordinare loro di raccogliere quelle risorse. Come vedete, appunto, gli Zerg hanno un meccanismo leggermente diverso di raccolta di cazzi. Loro utilizzano i droni che sono logicamente l'equivalente dell'SCV umano. Però, oltre a raccogliere risorse, questi droni possono anche essere utilizzati per mutarsi in risorse. Loro non le costruiscono, ma sacrificano loro stessi per mutare, per evolvere in una struttura diversa. Come ha detto anche l'aiutante, questi cazzo di vivai spargono anche questa merda nera, che si chiama biostrato, ma io chiamo biomerda o biotumore, e sopra di questa cosa qua gli altri non possono costruire, ma tu sì. In più, sopra la biomerda tu hai sempre visibilità. Ogni volta che tu dal vivaio fai un'unità, si creano dopo un tot queste cazzo di larvette che, oltre a essere in droni, possono anche trasformarsi in altre cose, e però in questo momento all'inizio faremo solamente droni.
Tipo, in teoria dovrebbe farne solamente 3 o 4 di queste cazzo di larve, però adesso ne fa 17 perché, boh, non so, è una prova. Stai andando bene, Kerrigan. Puoi mutare altri droni? Certo. Mi serve un sorvegliante per generare altre creature. Era con la V? Crealo pure. Un sorvegliante non dovrebbe essere un problema. Figurati se dovrebbe essere un problema il sorvegliante. Gli Zerg usano i sorveglianti per generare altri rifornimenti. I suoi rifornimenti massimi attuali sono visibili nell'angolo in alto a destra dello schermo, insieme al totale di quelli attualmente utilizzati. Se non dispone di rifornimenti sufficienti, non potrà generare un'unità. In pratica questi cazzo di sorveglianti sono l'equivalente dei depositi degli esseri umani, però possono anche muoversi, tipo. E più avanti anche, tipo, possono, non so, vedere le unità invisibili, trasportare unità dentro di sé, spargere biotumore per terra, tutta una serie di casini. Minerali insufficienti. Eccellente. Pensavo di fermarmi qui, ma proviamo ad andare avanti. Prova a mutare un drone in una pozza germinale. Va bene. Un attimo che se ne fanno altri. Vediamo B, la pozza germinale con è quando si arriva a 200, quindi dobbiamo aspettare un Clicchi attimo. sul pulsante. La pozza germinale permette al vivaio di trasformare le larve in zergling. La cosa figa è che tipo. Lo sai che andrà a finire male, Ecco vero? appunto, a parte questo. Abbiamo un ambiente controllato. La pozza germinale è completa. Dovresti scendere nella sala testa e esaminarla. La vedo benissimo da quassù, grazie. Credo che per oggi sia tutto, Kerrigan. Ottimo lavoro. Se questo ti sembra un ottimo lavoro, aspetta di vedere il resto. Creerò degli zergling. Minerali insufficienti. Kerrigan, cosa stai facendo? Metto alla prova il tuo ambiente controllato. La cosa meravigliosa è che da ogni ovetto nascono due zergling e fare un ovetto da due tipo costa 50, quindi tipo un marine equivale a mezzo, come si chiama, la Protoss e a due zergling di merda. Non ti ho chiesto di creare degli zergling! È questa la cosa buffa con gli Zerg, Valerian. Non fanno mai ciò che ti aspetti. Interrompete l'esperimento. Inviate i droidi sentinella per epurare le celle di detenzione. Isolate il livello inferiore e attivate l'annientatore. Non deve uscire nulla! Forse se distruggo il tuo ridicolo annientatore, capirai che non puoi controllare gli Zerg. Minera, le nostre forze sono sotto attacco. Percepisco altri zergling nella gabbia comune. Valerian, sei davvero incauto. Forse libererò anche loro. Breccia nel contenimento. Esemplari zerg liberi. Evacuate gli scienziati! Portate tutto il personale fuori da qui! Altri zergling. Bene, mi faranno comodo. Questo non è un gioco! Non lo è mai con i Zerg. Della verità, Starcraft 2 è un gioco, non sono pazienza. Zerg, scappiamo! Evacuate tutto il personale dal livello! Sì, sicuramente funziona. Ecco che arrivano gli altri! Il personale nel livello inferiore. È tutto fuori controllo. Porta di contenimento no, chiusa. Il gas nocivo, gas la merda. Automatico attivato. Quella porta di contenimento non si aprirà finché non avrò distrutto le torrette. La porta è aperta.
Probabilmente adesso sto facendo con una certa scioltezza, perché l'ho già fatta veramente pochissimo tempo fa. L'unica cosa è che, come ho detto, mi si è sputanato il salvataggio con anche l'editing e un sacco di altra merda, quindi già bestemmie. Avete altri zerglin qui? Ma ora sono miei. Cella di contenimento. Annientatore attivato. Come i pogo, tipo all'interno dei i mosh pit dentro i concerti. Annientatore distrutto. Situazione critica. Gli Zerg hanno invaso il livello inferiore. Sei fortunata che non sia morto nessuno, Kerrigan. La fortuna non c'entra niente. Forse ora comprenderai quanto sono pericolosi gli Zerg. Li rimanderò nelle loro gabbie. Ti ringrazio. Ora, se vuoi raggiungermi, aprirò la tua cella. Magari la prossima volta potresti dimostrare qualcosa senza distruggere mezzo complesso. Questo è vero, però insomma magari aveva le sue cose, poverina, dai, va bene. Impresa compiuta, corri, cavia, corri. È anche per questo che avevo effettivamente fatto la missione in fretta, perché c'è una missione che è tipo compi la missione in meno di 10 minuti a livello normale. Le altre erano compi questa cacchio di missione e l'altra è distruggi 35 droidi di sentinella. Quindi immaginatevi quanti cazzo ce ne sono. Fabbriche distrutte 0 di 3, boh, non ho idea di che cazzo significhi. Comunque, continuiamo. Di... Quanto è profonda questa lettera, la quarta nell'alfabeto. Hai combinato un bel casino laggiù, Sara. Inizi a pentirti di avermi salvata? Mai. Ho saputo cosa è successo con il tuo amico Tychus. Mi dispiace. Lui ha fatto la sua scelta, io la mia. Forse dovevi lasciare che mi uccidesse. Ho massacrato milioni di persone. Non eri tu, Sara. Lasciati il passato alle spalle e pensiamo ad andarcene da qui. Mi preparerò e ti raggiungerò qui tra un'ora. D'accordo. Mi sembra giusto. La mia nave è rifornita e siamo pronti a partire. Sto venendo da te. Ma questa, signori, è un'altra storia. Quindi niente, io adesso vi lascio qui col fiato sospeso per sapere come saranno le prossime missioni degli Zergling. Vi ringrazio per avermi tenuto compagnia in questo primissimo episodio di questa nuova, di questo nuovo capitolo di questa storia, aspettando con ansia il 10 novembre, che è la data di uscita effettivamente di Legacy of the Void, che è il terzo capitolo. Spero di arrivare puntuale all'appuntamento. Io vi chiedo di lasciarvi un mi piace e un commento, insomma nell'area commenti, che a me fa sempre piacere leggervi. Vi chiedo di iscrivervi al canale se volete sempre rimanere aggiornati con i miei video, e se volete c'è la pagina di Facebook sulla quale a volte scrivo delle puttanate. Comunque tutto quanto in descrizione. Penso che null'altro sia rimasto da dire, quindi da Max dei Barrofronzo con i suoi ritrovati Zerg sono troppo felice. Adios a todos.